OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. L'ultimo episodio è stato epico, fantasmitico, fantasmagorico. Non sto neanche a riassumervelo perché se lo volete vedere ve lo andate a vedere. Siamo praticamente al secondo posto, solo tre lunghezze dall'Inter e ci giochiamo contro. Ancora, ma prima di iniziare come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione, seguitemi sotto tutti i miei social network e cliccate mi piace a tutti i canali dei Brailles, anche se come ho già detto un'altra volta non si può cliccare mi piace ai canali ma bisogna iscriversi. L'ultimo like è di Bise 2005 a cui piace Paolo Dybala. Ciao Bise, grazie per avermi messo mi piace alla mia ultima foto. Ragazzi, questa è la formazione titolare. Higuain, Dybala, Yese, Cuadrado, Carbonero, Nyoguri, Bellerin, Zukanovic, Regini, Rugani, Scuffet. Cioè, è splendida, è bellissima. Tra l'altro sfideremo Lukaku che è stato a un passo dal vestire la maglia della Samp. Questa volta giochiamo a Marassi. Attenzione ragazzi, perché questa partita potrebbe farci arrivare al primo posto. Se vinciamo siamo primi insieme all'Inter e Higuain deve fare gol subito. Zukanovic, l'autore del gol nella partita contro l'Inter. C'è Higuain, tocca il suo primo pallone. Attenzione, c'è Dybala, vorrebbe saltare, niente. Romelu Lukaku, palla dentro, la protegge bene ma Rugani gliela ruba, gliela porta via. Dybala si appoggia a Cuadrado, dentro per Higuain, la protegge benissimo Higuain. E poi può andare Carbonero, può andare avanti l'Inter. Che finta di Ivan Perisic, fortissimo Perisic, la mette dentro. Attenzione, la palla ancora lì, no, lo sapevo. Calcio di rigore, ma io non ho schiacciato niente. È FIFA che ha fatto tutto lui, dai, per favore, no. Ti prego, Scuffet, devi parlare a Lukaku, se no i rimpianti non aver preso lui saranno enormi. Lukaku, è partito Scuffet, gliela parata, gliela presa, Dybala allontana, ancora 0-0, ancora Yesen che prova la ripartenza, c'è fallo, fischialo. Grande Scuffet, io l'avevo detto, incedibile, fortissimo Scuffet. Tutti quelli che mi hanno detto perché hai preso lui, è fortissimo. Scuffet, con la testa, saltiamo noi, la prenda loro però, ancora Lukaku che ha sbagliato il rigore. Perisic può andare, gran palla di Perisic, può allungare. Zukanovic, MVP contro l'Inter sempre. Coppa Dybala e poi verticalizza, cercare Higuain. Come si intendono questi due? Dybala dentro, servito da Higuain ottimamente. Ancora Dybala, ancora lui, non la rende. Attenzione, la palla, deviazione, mille deviazioni. No, Dybala è rimasto giù, Carbonero, ti prego. Anche giù lui, anche lui, oh, ma cosa sta succedendo? Ragazzi, tiratevi su, siete in due per terra. Due essenziali, Dybala e Carbonero. Il tiro di Lukaku, la palla che rimane lì. No. Vantaggio Inter, no. La palla era rimasta lì. Romelu Lukaku questa volta non sbaglia. Lukaku 1-0. Guardate, guardate la palla che rimane lì dopo il tiro. Prova ad andarci Bellerin. Prima partita esordio. Non eccellente come il Pado, ma ce ne sono pochi. Anche se Bellerin, Padoin fa rima, ma non vale. C'è Dybala ancora dentro per Nyoguri. Attenzione, c'è una bella palla. Nyoguri per Higuain. Con la testa, Rugani sempre su Lukaku. Che partita di Rugani su Lukaku. Attenzione, c'è Higuain. Higuain dentro. Cercare Dybala. Ancora Dybala. Prova a saltare. Dybala, la palla gli rimane lì. Ancora Dybala. Dentro. Per il Pipita. Arriva Cuadrado. Il tiro, il gol. Cuadrado. Cuadrado, buon Cuadrado. La riapre. Che giocata di Dybala. Che giocata del nostro Maradona. C'era anche Higuain. Non l'ha presa. Non l'ha capita. Non si sono ancora intesi. Guardatelo. Ma cosa ha fatto in mezzo a tutti? Dybala la tiene su. Schiaccio sempre questi pulsanti sui contrasti. Poi Higuain si sposta. Arriva Cuadrado in tutta corsa. Di prima. Di sinistro. A giro. Andiamo. Sbucato 1-1, siamo vivi. Mamma mia, se mi fa star male la carriera. C'è Dybala, si appoggia. Attenzione, Nyoguri vuol far andare nello spazio. Capitan Yese lo serve. Yese, attenzione, bucata la difesa dell'Inter. Ancora Yese in area. Il tiro di Yese, no, fuori, no, fuori, no. Con la testa, sempre Rugani, sempre su Lukaku. Questa volta sbaglia. C'è Dodò, Dodò che adesso ci sta facendo dannare. Dodò anche l'altra partita. Sei un maledetto, Dodò. Ti ho dato tutto io. Come osi adesso ridarmeli contro? La palla che rimbalza ancora. Il rimpallino come nel primo gol. C'è Higuain, può partire il Pipita, può partire, fammi vedere che ho speso bene i soldi su di te, non su Lukaku. Higuain, ancora lui, Higuain, prova a accelerare, Higuain, incontenibile. Nyoguri, con la testa, fa sua Carbonero, e poi c'è Yese, capitano, verticalizza sul Pipita Higuain, attenzione, Dybala, prova a muoversi, Higuain lo serve, ottimamente, che è in testa tra i due, Dybala, la mette in mezzo per il colpo di testa di Nyoguri. È una partita che devo assolutamente vincere. Mi metto il 4-1-2-1-2 con Dybala, Higuain e Munir. Bellerin, adesso puoi spingere. Facci vedere che vali quegli 8 milioni che ti ho pagato. Bellerin, ancora lui, per vie centrali. Bellerin, è velocissimo, non lo prendono. Dentro per Yese, che passaggio di merda però. Yese, la tieni, benissimo. E adesso la crossi per Yese. Per chi era?
Attenzione perché c'è Nyoguri che arriva dalle retrovie. Nyoguri prova ad allargarsi. Nyoguri, ancora lui, lo salta. Nyoguri la mette per il Pipita. La palla ancora lì. Ti prego, facciamo in qualche modo, cosa succede? Palla dentro, attenzione, bellissima. Lukaku in aria. Lukaku l'ha sbagliato? Fuori gioco, cosa succede? Non è cambiato il punteggio? Non... Fuori gioco, aveva fatto gol. Cazzo. E finisce qui la partita. E finisce qui 1-1 contro l'Inter, ma abbiamo rischiato tantissimo. Un rigore parato da Scuffetto, un gol annullato a Lukaku. Difficilissima questa partita, molto più che quella di prima. Coppa Italia, ragazzi, mi dispiace, ma io la Coppa Italia non voglio mai giocarla, non ne ho voglia. Quindi la simuliamo, facciamo giocare Munir, Yesey, Cuadrado e Odegaard in attacco e vediamo che cosa succede. Però. Sì, grande Munir, giocato benissimo. Sì, mi viene proprio da ridere. Sai quanto voglio per Dybala? Voglio 99 milioni di euro. Voglio 99 milioni di euro per Dybala. Ah, è troppo alta, va bene, me lo tengo. Certo che abbiamo sprecato un'occasione incredibile. Adesso dobbiamo aspettare che l'Inter faccia un passo falso. Ragazzi, partita ancora con lo Sassuolo. Non si sa perché si ripeta le partite in questo modo. Andiamo a giocare. Wayne Dybala questa volta devono segnare. Dybala, attenzione, Dybala adesso tra le linee può scatenarsi. È partito Daniele Verde. Mamma mia, come si smarca Daniele Verde, se ne smarcano veramente pochi. Ancora Verde, sul fondo, Verde, la tiene lì, guarda in mezzo, guarda il compagno, che è Zukanovic che non vuole proporsi, allora deve tornare, adesso lo fa e lo serve col tacco, molto male. C'è Dybala, attenzione, ancora Paolo Dybala tra le linee, ancora una volta per Verde, Verde la mette, ma che cross è Verde, cosa stai facendo? Duncan, dentro, per Higuain serve Duncan sulla corsa, e Duncan fa andare Cuadrado, che bella palla per Cuadrado, e adesso c'è Cuadrado, può andare, c'è Dybala in mezzo, la palla che finisce a consigli, dentro, per Daniele Verde, verticalizza, a cercare il pipite Higuain, ancora lui, c'è Duncan, Higuain, prova il tiro di prima Higuain, palo di Higuain, incredibile, trema ancora la porta, la palla che arriva ancora una volta e Higuain si appoggia su Nyoguri, prova a entrare, non ce la fa, Daniele Verde può allungarsi, può andare, può spingere con la sua velocità, il suo dribbling, Verde ancora la crossa questa volta per Zukanovic che si reinventa attaccante, Zukanovic vuol fare gol sempre, Zukanovic dentro per Daniele Verde, che palla di merda, però Verde la stoppa, poi dentro per Duncan che può spingere da mezzala, Duncan fa sportellata con i suoi ex compagni, ancora Duncan, dentro per Dybala il tiro, la palla che finisce in gol, la palla che finisce in gol, è entrata, ce l'ha fatta Dybala, inaspettato, non ci credevo, guardate Duncan, che va proprio col fisico, poi la tocca, passa sotto le gambe di Consigli, Acerbi in scivolata, no, forse era Vecino in scivolata, però no, era proprio Acerbi, la butta dentro qui forse, vediamo, è gol di Dybala, è gol di Dybala, 1-0 Paulito, come al solito, non me l'aspettavo, questo davvero è arrivato da solo, però Flores allunga la squadra, prova ad andare al cross, bello, Scuffetto, che pugno ha tirato a questo pallone, è arrivato a centrocampo, Higuain, adesso voglio fare gol con il Pipita, voglio fare gol con Higuain, non ce la faccio mai, Dybala dentro, no, dai, non mi fischiare questi falli, c'è Higuain che può attaccare l'area, può andare Higuain, può allungarsela Higuain, ancora Higuain, no, Rugani esce molto bene, palla al piede, Rugani è stato uno degli acquisti più importanti di sempre, però attenzione perché la palla rimane lì, Berardi sul mancino, la mette dentro Berardi, facciamo da scudo umano, Cuadrado dalla bandierina, la mette, c'è Dybala che va a saltare addirittura, perché poi Cuadrado è velocissimo, la riprende lui, Cuadrado sul lato di destra, il suo habitat naturale, va ancora Cuadrado, infermabile, inconcepibile, dentro la palla, calcio d'angolo, Nyoguri dentro a cercare Higuain, non lo trova, ancora Nyoguri, si appoggia a Dybala, Dybala con di prima vuole dare da Higuain, non ce la fa, ancora una volta dentro Dybala per Verde, la mette in mezzo, c'è Dybala in buona posizione, sempre lui, Dybala va da Higuain, Higuain la stoppa, la mantiene Higuain, ancora va dentro, Higuain al limite, il tiro, attenzione Munir scatenato, adesso può andare da Daniele Verde che ha cambiato fascia, Munir si butta dentro, Daniele Verde lo insegue, Munir è più veloce di tutti, Munir la tiene lì, mamma mia Acerbi, Rugani neanche a dirlo, sempre lui, Kristisic, verticalizzazione per Higuain e si appoggia a Munir, fa andare Daniele Verde, attenzione si butta dentro il Pipita, Daniele Verde lo vede, cambia gioco da Odegaard con il... Cosa ho fatto? Perché? Si appoggia Higuain, il tiro di Higuain, consigli. Ancora Higuain, si gira Higuain, vuole andare Higuain, allarghiamo perché è abbastanza stanco, ma anche Verde è abbastanza stanco. E quindi aspettiamo e basta, no la perde, Verde non far cazzate, la recuperiamo con Kristisic. Munir che è appena entrato, lui dovrebbe avere energie, invece non ce l'ha per tenere sul pallone. La palla che va dentro, Rugani che la tocca in qualche modo, si appoggia così e finisce la partita. Abbiamo vinto 1-0 con quel gol di Dybala che ho solo toccato il Cuadrado per sbaglio, la palla è entrata, ma va benissimo, l'importante è vincere, l'importante sono i tre punti, incrociamo le dita,
Speriamo che Inter e Milan non abbiano vinto. Non credo proprio che vi venderò Zukanovic addirittura meno del suo valore. Dai 6 milioni e ti giuro che te lo do. Provo a chiedere Ogbonna in prestito per 2 anni con riscatto a 10 milioni. Stessa cosa per Acerbi, 7 milioni in prestito biennale. Il West Ham vuole 12 milioni per Ogbonna e non ce li ho. 9 milioni per Acerbi, ci possiamo arrivare. 9 milioni per Yedvai. Ne offro 7, vediamo se ti bastano. Sassuolo, offerta accettata per Acerbi. Io però voglio provare a prendere Yedvai. Proviamo a avanzare l'offerta da Acerbi, però devo spendere così tanto per Acerbi, non mi piace. Assolutamente sì, accetta pure, tranquillamente, grazie Pescara. Mi dispiace però perché ce l'ha anche The Giant, però so che è un giocatore forte. Attenzione, Yedvai ha accettato l'offerta e mi dispiace. Io prendo lui, Acerbi, vai pure a Roma. Ciao, grazie. Yedvai è un 76, ma è fortissimo. Ed ecco qui ragazzi la squadra ufficiale. Yese, Higuain, Cuadrado, Dybala, Carbonero, Nyuguri, Beyeri, Rugani, Yedvai, Regini e Scuffetti. Aspettiamo Paduino e Fernando. Ritornate presto. Possiamo tranquillamente concludere il mercato, non ce ne frega più niente. Intanto c'è una mezza buona notizia, perché il Milan non ha vinto, l'Inter invece sì, e quindi l'Inter si porta a più 4, però ha giocato una partita in più. E quindi, se adesso vinciamo, andiamo a meno 1. Quindi, ragazzi, le cose si fanno sempre più interessanti. La prossima partita sarà in casa col Bologna. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. E ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao, ragazzi. Perito per la vita, questa Sampdoria, mi sono innamorato sempre di più.